Antica Norba è un'antica città preromana, le cui origini si praticamente perdono nel tempo. Più di recente la storia ci racconta come questa fu città romana e latina e poi abbandonata, diciamo, in epoca medievale. In questo luogo però la mia esperienza ha potuto testimoniare come questa città fosse alle sue origini un importante centro di osservazione del cielo, avendo gran parte delle strade di antica epoca orientate, diciamo, astronomicamente. Qualche giorno fa sono andato a fare skywatching in questa bellissima città, ovvero in ciò che rimane di questa città. E ho visto la luna sorgere all'interno di una conca naturale che era determinata dai profili delle montagne visibili in lontananza. Profili che mi hanno suggerito, come hanno suggerito tempo fa diciamo in altre località, come in realtà tutto questo non era nulla di casuale, era probabilmente un punto in cui l'osservazione degli assi del cielo permetteva la visione di un fenomeno di questo genere. L'antica vicinanza poi al centro abitato, che oggi si chiama Norma, centro abitato di recente costruzione. Questo mi ha fatto capire come questi antichi popoli fossero appunto dei popoli avanzati con delle profonde conoscenze, fossero dei profondi conoscitori di questi fenomeni astronomici e quindi conoscessero la realtà dei fatti sull'origine appunto del nostro pianeta, di come ruotasse attorno ad una stella, eccetera. Qualcosa che noi abbiamo imparato praticamente molti millenni dopo. Quindi non si comprende come tali popoli potessero avere queste conoscenze. L'unica spiegazione plausibile è che questi fossero dei popoli provenienti da delle civiltà avanzate che un tempo avevano popolato l'intero pianeta e che poi sono spariti a causa magari per di un cataclisma che li ha spazzati dalla faccia della terra. L'ipotesi potrebbe essere anche quella di una guerra, magari realizzata con armi di distruzione, che ha cancellato questi popoli. Popoli che sono scomparsi, credo, più di una volta, perché stando a quanto riferiscono alcuni ricercatori seri, ci troviamo di fronte a diversi tipi di distruzioni di massa, distruzioni che hanno caratterizzato il nostro lontano passato e di cui oggi non sappiamo nulla se non poche testimonianze relative a ciò che è possibile trovare. Mi riferisco a mura poligonali, mura megalitiche, elementi di questo tipo che poi nessuna civiltà conosciuta è riuscita a replicare. Quindi questo ci indica che questi costrutti siano di remota origine e non di recente, come qualcuno vuole dirci, insomma, ovvero risalente a qualche secolo avanti Cristo. Qui parliamo di cose che vanno assai più indietro nel passato, probabilmente di migliaia di anni, di decine di migliaia di anni. Tutto questo l'ho potuto rivivere, ci ho potuto riflettere proprio a Norba, nell'antico parco di Norba, che ci mette in comunicazione visiva e mentale con questo passato. Un passato poco esplorato,
un passato che però contiene segreti che potrebbero rivelare realmente le nostre origini, origini sulle quali bisognerebbe ad esempio far luce per comprendere chi siamo.